Buona domenica e bentornati al TG6 La Settimana, la nostra informazione per ripercorrere le principali notizie che ci hanno accompagnato in questa settimana. Partiamo da lunedì, parliamo di sanità perché entro il 2027 ci saranno i nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto. Ad annunciarlo sono stati il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio e l'assessore alla sanità Laverì. Vediamo. Diciamo, lavorato per mettere in sinergia le varie ASL e unire le forze, arrivando quindi poi all'affidamento delle progettazioni che sono state presentate a questi tre ospedali, Lanciano, Vasto e Avezzano. Aggiungiamo anche la centrale 118 che avevamo già precedentemente presentato pubblicamente e comunque entra in questo conteggio di circa 300 20 milioni, quasi tutti, tranne appunto la donazione Banca Italia e i 2 milioni della Regione Emilia-Romagna che vanno sulla centrale 118, quasi tutti sono appunto fondi dello Stato che, ripeto, erano rimasti fermi per troppo tempo, mentre qui gli ospedali invecchiavano e invecchiano. Il NIV, il nucleo di valutazione, valuterà questo nostro accordo per poi stilare l'ulteriore accordo tra Regione e Ministero e quindi poi dare la possibilità di accedere a questi fondi. La realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano per circa 104 milioni di euro, con 245 posti letto complessiva di degenza ordinaria e day hospital. Del nuovo ospedale di Lanciano per 97 milioni e 286 posti letto, del nuovo ospedale di Vasto per 111 milioni e 225 posti letto. Oltre alla nuova centrale operativa del 118 all'Aquila per circa 8 milioni. Come voi avete modo di verificare, questi sono tutti nuovi ospedali, nuove strutture. Anche questo obiettivo è stato raggiunto attraverso un'analisi attenta, perché ricostruire, nuovo e non solo è più economico, ma soprattutto supera quel problema della sicurezza, dell'essere a norma per gli antincendi e soprattutto non porta alla possibile riduzione dei posti letto che potremmo aver avuto se invece di fare nuovi ospedali avremmo riorganizzati quelli precedenti. Noi entro la fine di questo mandato avremo concluso tutte le procedure di gara e di affidamento dei lavori e, se possiamo osare, un tantinello anche di apertura dei cantieri. E entro la prossima legislatura regionale aver completato, realizzato e collaudato i lavori per tutti e tre gli ospedali, segnando un punto decisivo verso la nuova sanità abruzzese, una sanità moderna, una sanità efficiente che tenga conto e che tiene conto con questi progetti anche di ciò che ci ha insegnato la pandemia e che magari fino a qualche tempo fa non era debitamente considerato neanche nelle nuove progettazioni. E martedì c'è stato un importante incontro in provincia di Teramo per parlare della situazione delle arterie viarie proprio della provincia. Vediamo che cosa è successo e di che cosa si è parlato per il futuro. La provincia di Teramo punta su alcune infrastrutture viarie strategiche, come la pedemontana nord-sud, con una specifica attenzione al tratto Bisenti-Cermignano-Penna Sant'Andrea, la strada panoramica del Gran Sasso, la rete provinciale della mobilità ciclistica, il ponte sul Vomano, che collegherebbe le aree industriali di Roseto, Atri e Pineto. Il pacchetto contenente queste opere è stato presentato al ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini. Il presidente della provincia, Diego Di Bonaventura, ha chiesto con determinazione di finanziare le grandi reti di collegamento interprovinciale, altrimenti tutto il territorio non costiero rischia una vera marginalità. Il dossier presentato al ministro andrà ora condiviso con le regioni, con l'ANAS e le Ferrovie dello Stato. Giovannini ha indicato come percorso quello di costituire un tavolo di lavoro con le province per redigere linee guida condivise.
Un'operazione che restituisce la giusta attenzione alla viabilità secondaria, alla quale, dopo la riforma del Rio, non è stata assicurata da parte del Governo linee di finanziamento stabili, causando un progressivo ammaloramento delle strade. In provincia di Teramo, in particolare, la situazione è davvero grave, dichiara il presidente di Bonaventura, perché oltre alla mancanza di fondi statali si sono avvicendate numerose e drammatiche calamità naturali, dai terremoti alle alluvioni. Non è un caso che le principali fonti di finanziamento sono state quelle straordinarie, mentre sono venuti a mancare i fondi ordinari che garantiscono la programmazione annuale degli interventi. È apprezzabile questa inversione di tendenza, conclude Di Bonaventura. La provincia di Teramo è pronta con delle opere che sono accompagnate da una fase molto avanzata di progettazione. E mercoledì è stata una giornata molto importante per la nostra regione. Per la seconda volta è tornato in visita il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi insieme al Premio Nobel Giorgio Parisi. Sono stati proprio a visitare i laboratori del Gran Sasso e qui si è parlato dell'importanza della ricerca e proprio degli investimenti. Andiamo ad ascoltarli. Un dialogo sulla necessità di investire sulla ricerca si è consumato questa mattina ad Assergi tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi e il Premio Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi. La cornice è quella dei laboratori del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che il Premier ha definito un'eccellenza. L'Italia è orgogliosa di voi, ha detto Draghi ai ricercatori. Il professor Parisi ha colto l'opportunità per chiedere, senza mezzi termini, investimenti costanti che vadano oltre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi dobbiamo avere un piano settennale, decennale, in modo che si sappia cosa succede dopo il PNR, cioè deve essere... Cioè, gli orti non si possono innaffiare un mese sì, un mese no, e la ricerca non può essere finanziata una legislatura sì e una legislatura no, come è accaduto nel passato. Serve un accordo, se volete, bipartisan per poter estendere, avere certezza di quello che succederà nel futuro, perché senza certezza non si convince la gente dell'estero, le persone che stanno all'estero, a venire in Italia o a rimanere in Italia. Dal PNRR arriveranno 30 miliardi per la ricerca, ha risposto Draghi. Finanzieremo 30 progetti per strutture innovative e raddoppieremo il numero delle borse di studio. Vogliamo sostenervi, vogliamo agevolare il vostro lavoro. E ovviamente senza ingerenze, nel mio caso almeno, creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere, facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi laboratori sono un esempio virtuoso, e promuovere la cultura del merito con la consapevolezza che i risultati possono non essere immediati, perché, come ci ricorda il professor Parisi, il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltar fuori per caso e le sue applicazioni apparire in campi assolutamente imprevisti. A proposito di questo, l'ha soddisfatta la risposta che le ha dato Draghi poco fa? Sì, sì, è molto soddisfacente. Vediamo adesso poi, se spero proprio che si possa riconcretizzare in un atto preciso da parte del governo e del Parlamento. L'attenzione si è poi spostata sul gender gap. Le donne ricercatrici in materie scientifiche sono meno della metà degli uomini. Ad oggi però alla guida di importanti progetti ci sono delle scienziate. Prima si è detto che magari la questione della materia scura sarà risolta da delle donne, che ne pensa? Ma è possibile, l'argomentazione è buona, le donne anche con l'aiuto di qualche uomo, non donne da sole. Presenti anche la ministra per la ricerca Messa e le autorità locali, dal commissario Legnini al governatore Marsilio, il quale ha potuto avere un breve colloquio col premier. L'occasione sarà preziosa, spero, per potergli rappresentare l'urgenza di dedicare la massima attenzione possibile al tema della messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso, perché questi laboratori oggi vivono in questa condizione di incertezza che non aiuta a progettare il futuro e quindi a rendere serena anche la comunità scientifica. Sì, il commissario Gisogni ha fatto un gran lavoro di ricognizione e di ricostruzione anche di una documentazione difficile da
da mettere insieme, anche scoprendo e diciamo, facendo rilievi anche per certi versi inediti di aspetti poco conosciuti o addirittura sconosciuti fino ad oggi di come funziona questo sistema e di quali infrastrutture percorrono questa nostra montagna. Dei tribunali minori, visto che in questi giorni si sta mettendo a punto la riforma. Ho appena fatto un comunicato su questo perché tra oggi e domani le commissioni riunite votano e questo è davvero l'ultimo appello, nel senso che se non si utilizza il decreto di proroga termini per ottenere almeno lo slittamento in avanti, la proroga quindi per questi tribunali, non avremo la possibilità di intervenire poi sulla riorganizzazione e di salvare questi tribunali. Quindi ho fatto un appello a tutti i parlamentari, ovviamente a cominciare da quelli abruzzesi, ma non solo, perché ci sono parlamentari anche non abruzzesi che hanno sottoscritto gli emendamenti e che li sosterranno, e quindi io spero che la Commissione abbia la forza e il coraggio anche politico di fare questo gesto e di salvare i nostri tribunali, permetterci così di guadagnare tempo per poter affrontare, come anche detto dal Ministro Cartabia stesso, con serenità una discussione seria, approfondita sulla riorganizzazione della geografia giudiziaria e dei servizi giudiziari. E dopo mesi di dibattito è arrivato il sì alla chiusura e al rinvio della chiusura dei tribunali minori. Se ne è parlato a Roma e questa notizia è stata appresa molto positivamente nella nostra regione, che conta diversi tribunali minori. Allora andiamo a vedere subito le reazioni. I tribunali minori abruzzesi possono tirare un sospiro di sollievo. Nella notte, infatti, le commissioni riunite della Camera hanno approvato all'unanimità la proroga fino a tutto il 2023. In Abruzzo la legge sul riordino della geografia della giustizia, infatti, il prossimo 14 settembre avrebbe fatto calare la scure sui presidi di Lanciano, Vasto, Avezzano e Sulmona. Il presidente della regione Marco Marsiglio, già ieri in occasione della visita del premier Mario Draghi ai laboratori del Gran Sasso, aveva espresso la convinzione che l'appello dei parlamentari abruzzesi e non potesse essere accolta dal Ministro della Giustizia per guadagnare il tempo necessario ad una discussione più approfondita. E così è stato. Il Ministro Cartabia ha deciso di andare incontro alle esigenze, seppure accorciando i tempi di qualche mese rispetto alla richiesta iniziale, che era di 2 anni, e concedere il 2022 e il 2023. Non dunque fino al settembre 2024 come si sperava. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno, ha dichiarato in mattinata il governatore della regione Marsiglio. Ringrazio tutti i parlamentari, a partire da quelli abruzzesi, che hanno saputo fare squadra e raccogliere il nostro appello a portare a casa il risultato. Un ringraziamento speciale, continua Marsiglio, a quei parlamentari che, pur non essendo abruzzesi, hanno votato a favore, molti dei quali dopo aver anche sottoscritto e sostenuto l'emendamento da me sollecitato. L'intero Parlamento, nessuna forza esclusa, ha nuovamente espresso la propria volontà. Questa vittoria adesso dobbiamo farla fruttare fino in fondo. Dobbiamo proseguire nella comune azione per arrivare ad una soluzione definitiva, sapendo che non si può continuare all'infinito con proroghe che lasciano nell'incertezza e alla lunga depauperano e logorano l'attività dei tribunali e di chi vi opera. Soddisfazione bipartisan per la proroga da parte delle forze politiche. Per il deputato abruzzese di Italia Viva Camillo D'Alessandro la proroga è di 2 anni. Ciò significa che il legislatore non esclude di estendere la proroga fino al 2024. Non si tratta solo di aver guadagnato tempo, continua D'Alessandro, ma di inserire finalmente il caso Abruzzo all'interno della complessiva revisione della geografia giudiziaria italiana. Ci siamo fatti ascoltare, abbiamo battuto i pugni sul tavolo, ma soprattutto abbiamo convinto, grazie all'unità di lavoro con sindaci, ordini e territorio. Per il segretario regionale di Fratelli d'Italia Sigismondi si tratta di un risultato ottenuto grazie alla tenacia dei territori, attraverso un grande lavoro di condivisione ed azioni di costante raccordo tra regione, comuni, ordini professionali e parlamentari, e anche grazie all'ininterrotto impegno del presidente Marsiglio. Per Elisabetta Merlino, vice segretaria e responsabile giustizia del PD Abruzzo, si tratta naturalmente di un primo passo che ci dà respiro e possibilità per lavorare ad una soluzione che vada oltre il semplice rinvio. Il servizio reso dai tribunali di Avezzano, Vasto, Sulmone e Lanciano, continua Merlino, ai cittadini e al territorio dovrà essere riconosciuto strutturalmente, perché di questi presidi è stata ampiamente dimostrata la centralità e l'efficienza.
E si continua a discutere della nuova Pescara che dovrebbe prevedere nei prossimi anni la fusione dei tre comuni Pescara, Montesilvano e Spoltore. C'è stato un incontro a Roma sui tavoli del ministro dell'interno Lamorgese, hanno partecipato diverse figure politiche abruzzesi, però ci sono degli scontenti. Gli scontenti arrivano proprio dai comuni di Montesilvano e Spoltore per il mancato invito. Andiamo ad ascoltarli. Ci aspettavamo, insomma, che almeno a noi Montesilvano, o al sindaco, ai sindaci dei due comuni, ai presidenti del Consiglio, fosse rivolto l'invito per questa trasferta romana. La nuova Pescara sarà realizzata, ma difficilmente le polemiche si placheranno. L'ultima in ordine di tempo, quella innescata da Ernesto De Vincentis e Lucio Matriciani, rispettivamente presidenti del Consiglio Comunale di Montesilvano e Spoltore, i due comuni da sempre contrari alla fusione con il capoluogo Pescara, dopo il mancato invito a partecipare alla riunione organizzata dal senatore Luciano D'Alfonso a Roma, dove una delegazione, tra cui componenti del Consiglio Comunale di Pescara, ha incontrato il ministro dell'Interno Lamorgese per imprimere un'accelerazione al processo di fusione dei tre comuni. Nella lettera scritta a quattro mani nella giornata di ieri, De Vincentis e Matriciani chiedono rispetto e chiarezza dopo che per anni si sono portate avanti delle commissioni, portando avanti discussioni per dare il giusto futuro anche ai cittadini di Montesilvano e Spoltore. Stavamo lavorando tutti insieme, fronte del sì e fronte del no, per realizzare una fusione meno complicata, che desse delle positività a tutte le realtà. Un incontro come quello di ieri a Roma poteva essere un modo, un motivo per migliorare insomma, la situazione. Mettere mano allo statuto che preveda delle municipalità ai due comuni più piccoli oltre ad un posticipo della data potrebbe essere un primo modo per ricucire lo strappo. Queste erano le trattative avviate ed erano a buon punto. Ecco, è la nostra rimostranza nei confronti della giornata di ieri solo per questo. Poi è chiaro che il rapporto si ricucirà. A cercare di spegnere le polemiche è proprio l'organizzatore dell'incontro, Luciano D'Alfonso, il quale tramite i social annuncia come quello di ieri è stato solo l'inizio di una serie di incontri che vogliono assicurare l'iter della nascita della nuova Pescara e che si susseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Siamo a sabato, dove il vicepresidente del Consiglio della Regione Abruzzo, Domenico Pettinari, è tornato a parlare del servizio di trasporto abruzzese, ovvero della TUA, e dice la giunta regionale dovrebbe dimettersi. Andiamo ad ascoltarlo. Presidente Marsilio, assessore ai trasporti d'Annundis, o si risolve davvero il problema del trasporto pubblico regionale o altrimenti le persone si dovrebbero dimettere, a mio avviso. Carenza di personale, mezzi obsoleti e corse saltate. Continuano le polemiche riguardo la gestione del trasporto pubblico abruzzese. Il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari ha ispezionato la situazione. La giunta dovrebbe dimettersi, ha detto il pentastellato. In soli tre giorni, dal 3 al 5 febbraio, sono saltate 50 corse nella provincia di Pescara che hanno interessato nello specifico i comuni Pescara, Pianella, Cepagatti, Cappelle e anche corse che vanno a Ortona. Potete immaginare quanti ragazzi minorenni che dovevano andare a scuola sono rimasti a piedi e quanti lavoratori pendolari sono rimasti a piedi. La cosa gravissima, solo questo dovrebbe far dimettere la giunta regionale, perché la giunta regionale si occupa di trasporto pubblico, governa il trasporto pubblico, e non erogare un servizio significa farsi indietro. Ma non solo, abbiamo denunciato criticità all'interno dei pullman, le obliteratrici che non funzionano, si sfasciano frequentemente, i pullman sporchi, i pullman che escono con le spie rosse accese, l'abbiamo visto stamattina, l'ennesimo pullman che si è sfasciato qui in stazione. I bandi attualmente programmati non sono la soluzione, fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori, denunciando i tagli al costo del personale. C'è bisogno più che altro di una costante e continua inversione di tendenza. Non si può continuare a gestire l'azienda rincorrendo di continuo la chimera di abbattere i costi del personale. I costi del personale non possono essere abbattuti costantemente, il personale ha una dignità e questa dignità purtroppo non si può abbattere. Chiediamo delle risposte certe, le belle parole le abbiamo ascoltate fin troppo, abbiamo bisogno di un confronto certo e risposte concrete da parte delle istituzioni e dei vertici aziendali. E apriamo la nostra pagina dello sport. Ci saranno questo pomeriggio le partite di Serie C. Scende in campo alle 17.30 il Pescara al Recchioni di Fermo. Da qui si apre un trittico difficilissimo per il Pescara e soprattutto in trasferta. Vediamo.
Dopo il deludente KO di Reggio Emilia, il Pescara ha reagito bene con la Virtus Entella. Lo 0-0 non è stato gratificante appieno, ma la squadra ha giocato, creato e concesso poco ad un avversario di ottima caratura. È mancato solo il gol, ma quel tipo di approccio e di modo di tenere con costanza il campo vanno ripetuti, perché è quella la strada che porta ad una crescita e di conseguenza a competere per il terzo posto, che nel frattempo torna a essere lontano 5 lunghezze. Ecco perché ora, oltre alla prestazione, servono punti e vittorie, che vanno trovati lontano dall'Adriatico, fatto che non deve spaventare, poiché la squadra non risente granché del fattore campo. La media punti casalinga di 1.71 è di poco superiore a quella in trasferta, 1.58. E in particolare le prossime due saranno da non fallire: domani con la Fermana, mercoledì con la Vispesaro. Chiusura del trittico in trasferta il 28 febbraio a Modena, gara proibitiva per un Pescara che con le big finora ha raccolto le briciole. Auteri ha motivato il 4-2-3-1 visto con l'Entella con la condizione approssimativa degli esterni. Rasi in calo, Nzita con la testa tra le nuvole, Zappella e Cancellotti che devono tornare al top dopo aver smaltito il Covid. Così, anche col rientro dalla squalifica di Nzita, Auteri potrebbe riproporre lo stesso assetto, ma con l'inserimento di forze fresche, visto che il Pescara ha giocato giovedì ed avrà un giorno in meno di riposo rispetto alla Fermana. Cancellotti, Gherardi, Derisio, Cernigoi sono elementi che possono tornare utili dal primo minuto. Da valutare Drudi e Rauti, spremuti nelle ultime giornate, Ingrosso, rilanciato dopo alcuni giorni ai box per un virus influenzale, e Ferrari, che Auteri tende a gestire quando ci sono impegni ravvicinati. Con queste parole il tecnico biancazzurro presenta il match. La gara che mi aspetto è una gara fisica, Fermana è squadra solida, tosta, forte dal punto di vista agonistico, quindi gara molto fisica. Terza partita in 7 giorni, non stiamo bene, adesso tireremo le somme su chi è più stanco o meno stanco, su chi ha problematiche, eccetera, ma insomma andiamo a giocare la partita per fare una gara importante. Sappiamo che dal punto di vista agonistico ci dobbiamo calare nella realtà della gara e poi far prevalere i contenuti tecnici. In Castafermana la situazione non è rosea, la squadra ha il peggior attacco del girone, 20 gol segnati, e non vince da 10 partite, bilancio di 7 pareggi e 3 sconfitte. La zona playout è a un punto e la panchina di Riolfo, che aveva rialzato i marchigiani con il suo avvento al posto del dimissionario Domizzi, è in discussione. L'allenatore ligure non sarà in panchina, poiché è squalificato, al pari del centravanti Marchi. La solida difesa di Canarini riavrà Blondet dopo le 3 giornate di squalifica, comporrà il trio di centrali con Scrosta e Urbinati. Rossoni e Alagna agli esterni, interni Baye e Capece, in avanti Cognigni, supportato dall'ex Teramo Chiere Mateng e da Panitteri, molto bravo all'andata. Una squadra di tutto rispetto, con valori molto importanti, rose importanti, intercambi allo stesso, però devono venire qua e fare prestazioni importanti per portare via punti. Noi siamo pronti e volenterosi, mentalizzati, con la voglia di rispettare quelle che sono le nostre situazioni di classifica e di cercare di fare punti per quello che dobbiamo tagliare. I ragazzi sono presenti, gli viene chiesto loro solo di mettere attenzione, spirito e tutte le cose che sappiamo fare, niente di più. Allo stesso orario, ma a Gubbio, scende in campo il Teramo, che cerca la ripartenza dopo il pareggio casalingo beffa contro la Pistoiese di mercoledì pomeriggio. Andiamo ad ascoltare l'allenatore Federico Guidi. Rabbia e intensità, quelli che serviranno domani al Teramo, al Barbetti di Gubbio, per riconquistare i 2 punti persi mercoledì pomeriggio contro la Pistoiese. Partita giocata molto bene, una delle migliori anche per Federico Guidi, che però non ha portato a casa il risultato pieno. Ma c'è rimasta la consapevolezza di aver dato seguito alle prestazioni precedenti e tanta rabbia da sprigionare domani per una vittoria che ci è sfuggita, ma che avremmo meritato sul campo. Quindi ci portiamo dentro tanta motivazione per cercare di riprendere quei 2 punti che abbiamo lasciato per un episodio mercoledì. Gestione delle risorse, delle forze fisiche, Jacopponi e soprattutto Soprano, che ha giocato spesso in questo 2022, sono a rischio infortunio, allora la loro presenza andrà centellinata e studiata per bene. Le sollecitazioni sono state tante, c'è stato tanto dispendio energetico e dobbiamo valutare ogni singolo in maniera ottimale. Faccio un esempio: Jacopponi ha fatto una partita e mezzo
non giocava da un anno. Soprano ha praticamente giocato ogni minuto, così come Arrigone e Rossetti. Quindi, insomma, su ogni singolo dobbiamo fare delle valutazioni attente per non andare a incorrere a degli infortuni, che in questa fase, insomma, manca poco alla fine del campionato e quindi poi c'è anche poco margine di recupero, e quindi non dobbiamo assolutamente sbagliare le valutazioni. Probabile anche una nuova collocazione di Lorenzo De Grazia, provato trequartista dietro le due punte che domani potrebbero giocare entrambe, sia Bernardotto che D'Andrea. Su Lorenzo stiamo provando a farlo entrare nelle nostre dinamiche di gioco, anche facendogli occupare più spazi. È vero che in un centrocampo a due Lorenzo è sacrificato e non è il suo abito naturale, per ideale per farlo esprimere al meglio. Quindi rifiuta però l'etichetta di Teramo squadra da trasferta, anche se al Barbetti di Gubbio il Teramo può dare seguito ad un inizio 2022 lontano dal Bonolis, finora molto positivo. Ma è una casualità, nel senso, noi l'interpretazione delle gare cambia poco, noi cerchiamo di vincerla la partita. Qua le prestazioni, io penso che le prestazioni più belle le abbiamo fatte in casa, mi riferisco a Vispesaro, all'andata, con la Pistoiese, col Gubbio stesso, e sul campo la squadra meritava di vincere in maniera proprio netta. Poi ci sono i portieri che fanno le parate, ci sono gli errori magari sotto porta, quelli ci hanno precluso di avere quei punti in più che ci avrebbero proiettato in una classifica estremamente diversa. In questa settimana si è parlato anche di ciclismo in Abruzzo, perché in regione è stato presentato il doppio impegno che vedrà protagonista la carovana rosa proprio nella nostra regione, con anche una ripartenza dal capoluogo adriatico. Andiamo ad ascoltare le reazioni proprio in Consiglio regionale. Presidente, il Giro d'Italia torna in Abruzzo con la tappa che da Isernia arriverà al Blockhaus e quella che da Pescara poi andrà verso Iesi. Non era scontato che il Giro d'Italia tornasse in Abruzzo? No, infatti 6 anni consecutivi è un record, insomma, importante, ma il nostro obiettivo è che il Giro non se ne vada mai dall'Abruzzo, che l'Abruzzo divenga uno snodo fondamentale, ineliminabile. Lo capiscono anche gli organizzatori. È importante sapere che lo scorso anno la tappa mitologica, leggendaria di Campofelice con l'arrivo sullo sterrato è stata la tappa più vista del Giro d'Italia, quindi tappe con questo fascino competono con i tapponi dolomitici e con, appunto, le tappe, diciamo, che finiscono negli ultimi giorni del Giro e definiscono la classifica, che non a caso lo scorso anno si fece in Abruzzo, nella tappa abruzzese. Chi conquistò la maglia rosa quel giorno l'ha portata sulle spalle fino all'arrivo e fino alla fine. Questo vuol dire che l'Abruzzo offre fascino, selezione, sia dal punto di vista sportivo agonistico che dal punto di vista paesaggistico e di promozione turistica. Peraltro abbiamo scelto questo percorso perché siamo alle celebrazioni del centenario del Parco Nazionale d'Abruzzo, e celebriamo poi con l'arrivo sulla Maiella il riconoscimento dell'UNESCO come geoparco del Parco della Maiella, quindi è anche lì. Poi, finito quella tappa, ci sarà la giornata di riposo che consentirà comunque di dare visibilità all'Abruzzo un giorno ancora, perché poi della tappa si parla, della Corsa Rosa si parla anche quando non c'è la tappa, anche quando c'è la giornata di riposo, gli atleti si preparano, il villaggio viene allestito, quindi anche grande momento di partecipazione popolare e di vicinanza del pubblico ai beniamini del ciclismo. Poi la ripartenza da Pescara, l'occasione di nuovo di vedere tutto l'Abruzzo e di vedere quanto sia vicino il mare e la montagna nel nostro territorio, nella nostra regione, e quanto siano uniche anche le opportunità di soggiorno e di turismo nella nostra regione. La nostra informazione per questa settimana termina qui. Io vi ricordo che il TG6 tornerà lunedì con l'edizione delle ore 14. Buona domenica.